Allora, mortacci tua se pesa. Mortacci tua se pesa. Speriamo che cambierà la tecnologia, che dite? Vabbè, andiamo. A few moments later. Ciao Maxi. Pacco. Ciao Mila. Ciao. Vuoi fare un video con me oggi? Me? Sì? Ti piace qua? Ce n'ha sempre una, il papà, eh? Sempre. Sempre, siamo sempre tra i premi qua. Vabbè, comunque, faremo un video, ovviamente avete capito, di recensione, però un video un po' alternativo perché... Perché come dico sempre, le cose vanno come devono andare. Non vi dico dove siamo, ovviamente abbiamo cambiato paese, paese in cui ci vuole il gas per riscaldarsi, per cucinare, via dicendo, ma non sapete che utilizziamo l'induzione, cioè ormai sono 3 anni che cuciniamo con l'induzione, ancora oggi siamo dell'idea che è la miglior soluzione perché i modi di essere autonomi, i modi di non pagare la corrente ci sono e quindi non capisco perché ci sono paesi come questo in cui siamo. Dove ragazzi ancora si usa il gas, cioè, siamo nel 2024, sveglia. E quindi, neanche a dirlo, vabbè, dal nome avete già capito che cos'è, Blue Yeti, quindi stiamo parlando di una power station, adesso poi l'apriamo, vediamo il modello, via dicendo, power station che purtroppo la Blue Yeti, così ha detto loro, non aveva a disposizione pannelli solari e quindi ci ha mandato soltanto la power station che... Per adesso ricaricherò col pannello solare di un'altra azienda che invece ce l'aveva disponibili, ma visto che la power station della Blue Yeti non ha il suo pannello solare, per sto giro va così. Quindi niente, adesso facciamo l'unboxing, vediamo che cos'è. Cerchiamo di capire le sue peculiarità tecniche, vi dicendo, questi sono i modelli nuovi, quindi in teoria vediamo anche come è migliorata, come è cambiata. Sapete che noi siamo stati forse tra i primi youtuber a pubblicizzare le power station. Abbiamo cominciato 4 anni fa con la Blue Yeti, che ci mandò la C500, quella più piccola, quella arancione, non so se ve la ricordate, vi metto magari una foto qua in sovraimpressione, con cui ci siamo trovati benissimo, l'abbiamo adoperata per 2 anni, tutti i giorni, e dopo 2 anni siamo riusciti ancora a venderla, quindi comunque vada, i prodotti Blue Yeti dobbiamo capire che sono comunque prodotti professionali. Ci sono altre 2 o 3 aziende che fanno prodotti simili a quelli di Blue Yeti, però Blue Yeti ad oggi ovviamente è sulla bocca di tutti. Però, pace e amen. Mi posiziono, apriamo il pacco e facciamo una recensione. Allora, andiamo ad aprire il pacco. Pacco che, udito udite ragazzi, poi quando ci ha contattato la Blue Yeti eravamo in Grecia, perché se ben sapete noi abbiamo vissuto molto in Grecia, ci ha contattato e ha detto ragazzi noi vorremmo farvi recensire il nostro prodotto nuovo. E io, va bene, non c'è problema. Gli ha dato l'indirizzo, gli aveva dato l'indirizzo in Grecia. Ah no, noi non spediamo in Grecia. Perché? Perché è un'isola. Sì. Secondo la Blue Yeti, la Grecia è un'isola. Ovviamente gli ho scritto dicendo guarda che non è un'isola. Gli ho girato anche uno screenshot del mappamondo dove si vede che è un'isola, però questa cosa la stiamo riscontrando non solo con Blue Yeti ragazzi, ma un po' con tutte le aziende che vogliono collaborare con noi, non tutte, perché alcune aziende zero problemi, altre come la Blue Yeti in Grecia non spediscono, non so perché. Vabbè, comunque passiamo. Una soluzione per farcela spedire in questo paese l'abbiamo trovata. Allora, pacco dentro pacco, gli imballi Blue Yeti ovviamente sono il top di gamma, ovviamente avete capito che parliamo della Blue Yeti AC70, ultima nata di casa Blue Yeti. Vediamo un po'. Allora, scatola sopra, sul sopra della scatola c'è un altro scatolino con i vari cavetti. Ecco, una cosa che voglio farvi notare, Blue Yeti, come ovviamente altri marchi, è partita dal basso
e sta risalendo la china, creando prodotti sempre più performanti, materiali sempre migliori. E questa cosa la notate già dalla cavetteria. Io mi ricordo i cavi della prima C500, erano dei cavi normalissimi, non erano il massimo in quanto a flessibilità. Oggi invece, dopo 4 anni, guardate che bel cavo accendisigari, molto flessibile, quindi a prova di rottura, con, attenzione, si è passati all'XT60, che secondo me, io lo usavo ai tempi di quando progettavo e costruivo droni, i migliori raccordi in assoluto, soprattutto per correnti importanti. Ci sono sia l'XT60 e l'XT90. Il numero, in questo caso 60 e 90, è per farvi capire quanti ampere questo jack riesce a sopportare. In questo caso 60 ampere. Quindi comunque vada, facciamo un applauso alla Duetti, perché comunque anche sul discorso cavetterie sono migliorati tantissimo. Cavo accendisigari per la ricarica in automobile. Cavo per il pannello solare, che ripeto, pannello solare che non avevano disponibili da mandarci, quindi useremo quello di un'altra azienda, e cavo per la 220 da poter ricaricare a casa. Istruzioni, certificato, manuale, vedete, loro attestano ogni singola power station e vi rilasciano anche il certificato che attesta che è stata testata. Poi, allora, andiamo a prendere la power station. Power station che ora è con una pratica maniglia, guardate che bella maniglia che abbiamo visto anche sul modello precedente e che si riconferma. Beh ragazzi, a livello qualitativo c'è poco da dire. Bluetti sono stati, non so se sono stati i primi, però comunque sono stati tra le prime aziende al mondo a creare power station di qualità, e oggi comunque lo riconfermano. I materiali sono belli solidi. Ricordo che comunque vada tutto made in Cina. E anche qui, come ho detto in più di un video, lo voglio ripetere, made in Cina non vuol dire bassa qualità, anzi, i cinesi oggi sono i numeri uno, non due o tre, sono i numeri uno in fatto di produzione in serie, in fatto di tecnologia e batterie. Ricordiamo anche un'altra cosa che magari molti non sanno, le batterie al litio, si chiamano proprio batterie al litio, perché? Perché all'interno c'è questo prodotto, questo fosfato che si chiama litio. I cinesi detengono il 90% delle cave nel mondo di litio. Quindi quando pensate a una batteria al litio, è sicuramente cinese. Chiusa questa parentesi. Allora, modello AC70. Adesso parliamo un po' dei numeri. Io non voglio fare una recensione tecnica, perché come ho sempre detto, io non sono un tecnico, quindi non posso darvi delle specifiche. Tutte le specifiche le trovate in descrizione. C'è il link della Bluetti, andate sul sito, e c'è scritto tutto. Io vi do dei numeri così a grandi linee. Prima però di cominciare con le specifiche, apriamo il manuale. Manuale che in teoria è tutto in inglese e tedesco. E infatti, eccolo qui. Manuale, praticamente la prima parte è in inglese, la seconda parte in tedesco e poi in ISBA. Qui sopra trovate tutte le informazioni tecniche, le specifiche, il peso, quanta potenza e via dicendo. Discorso specifiche tecniche. Questa batteria, ragazzi, è una batteria da 768 Wh con una potenza nominale, quindi una potenza reale, di 1000 Watt. Cosa vuol dire questo? Molti magari dicono, ma regge questo, regge quello. Allora, questa regge fino a 1000 Watt. Cosa vuol dire? Che tutto quello di elettronico a 220 che avete che non supera i 1000 Watt, lei lo regge. Non so, avete una macchinetta del caffè? Guardate le istruzioni della macchinetta del caffè. Potenza 900 Watt, questa la regge. Avete bisogno di asciugarvi i capelli con un phon? Quanto consuma questo phon? 1500 Watt, no, questa qua non ce la fa. Questa ha la funzione turbo che arriva fino a 2000 Watt, quindi al doppio, però anche lì io ho sempre sostenuto che la funzione turbo è un po' una cosa fittizia. In che senso? Che una volta che voi accendete, non so, il phon per i capelli che consuma 1500 Watt, lei va oltre i 1000 Watt nominali, ma dura pochi secondi. E molti dicono, ma cosa serve questa funzione? Questa funzione serve perché, se voi avete, non so, un compressore d'aria, il compressore d'aria quando voi li accendete hanno un picco di consumo di corrente iniziale altissimo, addirittura alcuni arrivano fino a 2000 Watt, però ce l'hanno per pochi secondi, non so, un secondo, due secondi, ecco. Però magari poi dopo consumano in modo nominale 800 Watt. Cosa vuol dire questo?
che con questa power station potete alimentarlo senza problemi. Cosa vuol dire? Quando voi accendete il compressore, lei rileva che il compressore ha ciucciato, non so, 1800 watt per un secondo, due secondi, dopodiché il compressore scende e consuma solo 800, 750 e lei quindi lo può reggere senza problemi. Quindi non pensate che la funzione turbo fino a 2000 watt potete usare prodotti, non so, come il phone no, se avete un phone, uno sciocapelli, che la sua potenza nominale è, non so, 1500 watt, non lo regge, perché? Perché lui funzionerebbe per, non so, 2 secondi, 3 secondi, 5 secondi, dopodiché va in protezione, perché superate la potenza nominale, in questo caso, di 1000 watt. Anche perché, ragazzi, veramente piccola, contenuta, qui siamo intorno ai 10 kg, quindi non abbiamo un peso eccessivo. Questa è vista come una power station portatile da weekend. Cosa vuol dire? State organizzando, non so, il sabato e la domenica fuori con la vostra famiglia, vi ricaricate a costo zero con il pannello solare, quindi con il sole, la power station, sabato e domenica ve la andate in campeggio, utilizzate questa qua, potete utilizzare, non so, per una lampada, ripeto, per ricaricare il drone, per il computer, per far vedere la televisione ai vostri figli, ricaricare gli smartphone, tablet, via dicendo. E questa qui, molto probabilmente, se non avete dei consumi esagerati, vi dura anche tutto il weekend. Quindi tantissima roba. Per il resto, qua davanti lo vedete, ragazzi, porte, qui c'ha la porta DC input, vedete, 500 watt, 12 volt, 10 ampere, quindi il massimo del carico, in questo caso per caricarla con il pannello solare, vedete, c'ha il suo cavetto con gli MC4 che vanno nel pannello solare e qui avete l'XT60, idem per la ricarica con l'accendisigari, quindi inserite all'interno la spina e questa qua la mettete dentro l'accendisigari. Dopo di cui avete un DC out accendisigari. Cosa vuol dire? Che da questa porta potete ricaricare i vostri device. In questo caso avrete il vostro cavo accendisigari, non so, che va al cellulare, lo inserite dentro e vi ricaricate il cellulare. Qui avete le porte sempre 12 volt, avete una USB-C di tipo C, praticamente di ultima generazione, da 100 watt. 100 watt uno può dire, ma io cosa me le faccio? Prima di tutto, se hai un cellulare o smartphone con carica rapida, qui lo ricarichi in pochissimo tempo. E poi avere questa porta da 100 watt ti permette di utilizzare i nuovi MacBook Pro, che hanno bisogno di tantissima corrente e con questa porta li utilizzi senza problemi. Di qui avete un'altra porta, sempre Type-C da 100 watt. Qui in mezzo avete le porte USB di tipo A, quindi quelle vecchie a scuola, 12 volt, massimo 5 ampere, quindi non è tantissimo, però ci sono molti device che hanno bisogno di pochissima corrente, quindi potete utilizzare senza problemi. E poi, infine, due porte 220 volt. Questa presa, invece, che è quella lì di ricarica, ve la faccio vedere da questo lato, avete la vostra porta con l'innesto maschio-femmina, proprietario, il classico cavo che si usano anche per i PC, per i computer, non potete sbagliare, lo inserite all'interno e questo qua va nella spina del muro, se volete ricaricarlo a casa. Però anche lì il senso di una power station è proprio ricaricarla a costo zero. Vi comprate anche il pannello solare, in questo caso, ripeto, Bluetti non ce l'aveva disponibile, quindi pace ame. Però comprate il suo pannello solare, o un pannello solare anche di marche straniere. L'importante è che abbia il connettore XT60. Una volta Bluetti, marchio X, marchio Y, avevano i propri connettori. Cosa vuol dire? Che se tu compravi il pannello solare della Bluetti, non potevi utilizzarlo con un'altra power station, e viceversa. Oggi invece una cosa che sto notando è che quasi tutti i produttori stanno utilizzando l'XT60 e dico è anche ora. È più stabile, più precisa, siete sicuri che comunque vadano, non si rischiano cortocircuiti e poi comunque avere un innesto proprietario per tutti vuol dire che, come ho detto prima, comprate il pannello X e lo usate sulla macchina Y, tantissimo. Allora, io direi la parte un po' più tecnica, che poi ripeto, non volevo fare un video tecnico, l'abbiamo fatta. Ora la metto fuori a ricaricare. Oggi non è neanche una giornata molto soleggiata, però vabbè, ce ne faremo una ragione e come dice il saggio, stigliarsi. La ricarico al 100%, poi la voglio portare in cucina perché voglio farvi capire che
inutile che metto qui a caricare cellulari, droni, lo sappiamo tutti che quelle cose lì le fa. Voglio capire se riusciamo ad avere uno stress costante per un po', come si comporta, perché avere una macchina del genere per ricaricare il cellulare va bene, però voglio anche farmi capire che una macchina piccola, portatile così, costa relativamente poco, perché se non sbaglio adesso in offerta a 600 euro. Io sono sempre un po' restio a dare i prezzi perché, amico mio, se stai guardando il video adesso avrà questo prezzo, ma se lo guardi dopo un anno anche no. Quindi voglio farmi capire che con una macchina così piccola possiamo cucinarci con l'induzione, quindi zero problemi. Allora, la metto sotto carica e ci vediamo in cucina. Allora ragazzi, il sole oggi non c'è, ho messo il pannello solare, l'ho messo a ricaricare, ma in un'ora è salito soltanto del 4-5%, quindi non ne vale veramente la pena. Quindi l'ho attaccato con la 220, per questo giro va così, però sostanzialmente, come ho detto prima, la filosofia è quella di ricaricarla a costo zero, quindi col pannello solare. Allora, visto che siamo già in cucina, già bombazza, vi faccio vedere una cosa molto figa che Bluetto ormai, non dico che hanno inventato loro, però i primi modelli di Bluetti non ce l'avevano. Poi Bluetti ha integrato che cosa? La funzione Bluetooth, cioè colleghiamo con l'applicazione della Bluetooth la Power Station e possiamo poi controllare i valori, cambiarli, via dicendo. Allora, sul manuale, come ho detto prima, mi raccomando, leggetevi il manuale, c'è, e ora ve lo faccio vedere, vediamo se lo ritrovo. Eccolo qua, vedete qui in dettaglio, vi faccio vedere, avete praticamente nella pagina 19 delle specifiche, ci avete poi anche il codice QR. Codice QR con l'applicazione, allora, con l'applicazione dedicata. Cosa fate? Andate sostanzialmente in foto, vedete, inquadrate, c'è già fuori il link, download Bluetti app, lui si collega automaticamente, eccola qua, download. E adesso qui vi metto poi in sovraimpressione la schermata del cellulare che sto registrando. Avvio download, vediamo se la scarica. Ok, la sta scaricando. A few moments later. App installata, apriamola, perfetto, si apre la schermata della Bluetti. Passaggio 1, attiva Bluetooth, dovrebbe già essere attivo, sì, quindi andiamo su avanti. Connettere, connettiti a una rete Wi-Fi. Ecco, questa cosa qua non capisco perché devo connettermi a una rete Wi-Fi. Se io voglio connettere via Bluetooth questo con questo, perché devo per forza darti una rete Wi-Fi? Se non ho una rete Wi-Fi, safe. Adesso in questo caso, vabbè, sono connesso, facciamo avanti. Passaggio 3. Configura il dispositivo Bluetti. Inizia. Accedi e registrati. No, modalità offline. L'applicazione Bluetti raccoglie dati di posizione durante l'esecuzione per abilitare la scansione Bluetooth dei dispositivi Bluetti. Accetta? Accettiamo, quindi dovete dare praticamente il consenso a stabilire la posizione relativa. Ok, lo vede già. AC70 si sta già collegando, quindi voi sul device non dovete attivare nulla. Ecco la schermata Bluetti, ripeto che la metto poi dopo qui in sovraimpressione. Come potete vedere, ragazzi, l'applicazione è veramente fatta bene. Ormai un po' tutti quanti si stanno copiando, però sostanzialmente le informazioni che danno sono sempre le stesse. Nel centro vedete la percentuale di ricarica. Se vi ricordate, quando l'abbiamo aperta segnava al 59%. Io ho ricaricato tipo soltanto il 4% col pannello solare in un'ora, quindi ero arrivato, mi sembra, al 63-64. Ora, in soli 10 minuti, ha già ricaricato di un altro 10%, quindi la ricarica adesso è molto rapida. Se guardate in alto a destra, rete, vi sta indicando 453-454 watt di ricarica, che non è poco. Ma se non sbaglio, qui possiamo anche cambiare questi valori andando in alto a destra, pulsante delle impostazioni, vedete, modalità di ricarica in standard. Proviamo a far scendere la tendina, vedete? Avete turbo e silenzioso. Proviamo a mettere la modalità turbo. Ok. Come vedete sta salendo, se torniamo sulla schermata principale, mi segna 8,95, 933, 934, quindi diciamo che si è stabilita sui 930. È tanto, eh? Cioè, se tanto mi dà tanto, ragazzi, secondo me questa qua tra mezz'ora, 40 minuti, ricarica al 100%, quindi veramente tantissima roba. Cosa molto importante sulla ricarica? C'è chi dice che maggiore è la velocità di ricarica, minore l'efficienza delle batterie, quindi che le batterie vi durano di meno.
alcuni parlano del 10%. Torno al discorso di prima, queste batterie sono garantite fino a 3500 cicli. Se anche riduciamo l'efficienza del 10% e quindi dai 3500 tiriamo via 350 cicli, ragazzi, invece che durarvi 20 anni la batteria ve ne durerà 18, 19, pace amen, non c'è nessunissimo problema. L'applicazione, vedete, qui sotto potete attivare e disattivare il 12 volt, il 220, basta cliccarci sopra, vedete, si attiva il DC, con l'altro pulsante attivate la C, quindi in questo caso abbiamo attivo sia la 12 volt che la 220, adesso disattiviamo perché tanto non lo stiamo usando, vedete, è tutto comunque utilizzabile attraverso l'applicazione. In alto a destra, quindi torniamo sul menu di modifica, di personalizzazione, avete Power Lifting, che sarebbe sostanzialmente la modalità turbo che vi dicevo prima. Potete mettere Power Lifting e sostanzialmente lei arriva anche alla modalità turbo fino a 2000. Funzione che potete attivare come in questo caso oppure disattivarla. Modalità Eco, ecco, modalità eco, spegnimento, alimentazione, potete decidere veramente anche quanto farla funzionare. Esempio, avete un device che sapete che, non so, entro 2 ore si deve spegnere, voi potete andare su spegnimento AC, quindi in questo caso la 220, e scegliere 1 ora, 2 ore, 3 ore e 4 ore, quindi questa è tantissima roba. Allora, io penso che qui abbiamo visto tutto. Intanto sta caricando 82%, io direi lasciamola ricaricare al 100% e poi ci buttiamo sulla cucina. Oppure facciamo meglio, facciamo andare in cucina la Shura Moira, che sapete lei è nel suo ambiente naturale. Allora ragazzi, Power Station ricaricata, qui segna 99%, al 100% non ci siamo arrivati, ho visto che comunque caricherà ancora 150-160 watt, però 99% basta e avanza. Allora, facciamoci un bel caffè, perché con il caffè comunque posso farvi vedere che con l'induzione posso arrivare a 800-1000 watt. 1000 watt che è il carico massimo che può, diciamo, sopperire questa Power Station. Ripeto, arriva fino a 2000, però è la funzione turbo che vale e non vale. In questo caso con l'induzione non ci serve la funzione turbo. Allora, vabbè, prima cosa, prepariamoci il caffè. Ok, macchinetta del caffè, no, è tanta roba. Il discorso dell'autospegnimento, vedete, adesso non c'è nessun carico e si spegne automaticamente. Allora, rifacciamo il nostro caffè. Sono già 3 anni che cuciniamo solo con l'induzione. Allora, qui possiamo, appoggiamo sopra, attacchiamo la 220, eccola qua, accendiamo la Power Station con il pulsante di accensione e attiviamo le due porte a 220, quindi teniamo premuto, ok, AC attiva, Power Station sta andando, l'induzione è partita e ora non facciamo altro che accendere l'induzione. Mettiamola a 1000 watt. Ora voglio fare una prova però. Adesso l'induzione a 1000 watt, quindi lei sta andando, qui nel display AC output mi sta indicando il consumo reale dell'induzione, in questo caso 9,98, quindi 9,97, vedete che comunque vada, è anche molto preciso nell'indicarla. Ora voglio fare una prova a metterlo a 1500 watt, voglio vedere cosa fa. In teoria dovrebbe andare ancora per 4-5 secondi e poi staccarsi. Mettiamo 1500. Questa cosa non l'ho capita, scusa. Tu l'hai capita? Facciamoci un caffè e dopodiché mettiamo a bollire l'acqua. Il test lo facciamo con l'acqua. Io ho messo 1500 watt, però l'indicatore qua mi segnava 1000 watt. Non capisco il perché. A parte che vabbè, 1000 watt, già 1000 watt comunque sono tanti per fare un caffè, adesso l'ho rimesso a 500, quindi ci facciamo il caffè così ci beviamo il caffè e poi dopo mettiamo su a bollire l'acqua, vediamo in quanto tempo fa bollire l'acqua. No, ma che bello, anche un bel colore. Tac. Faccio un caffè anche al mio assistente, che ovviamente oggi c'è un videomaker professionista che
Adesso ci beviamo il caffè e poi dopo mettiamo su una pentola dell'acqua, perché voglio fare un po' di test, perché non mi quadra sta cosa. Se io metto 1500 watt qui dovrebbe indicarmeli, però proviamoci. Allora, caffè ce lo siamo bevuto, adesso però facciamo dei test di quelli seri, perché sapete che noi siamo abituati alle cose, o le facciamo bene o non le facciamo, quindi devo capire il perché. Allora, power station accesa, ora siamo al 96%. Ricordo che questa power station ha una potenza nominale di 1000 watt, in modalità turbo arriva fino a 2000, però se tanto mi dà tanto vuol dire che se io supero i 1000 watt dovrebbe sì far funzionare la piastra, ma per pochi secondi. Facciamo questa prova, voglio monitorare con lo schermo, quindi accendiamo power station, mettiamola già a 1500 e vediamo quanto indica il display. Allora, guardate, 1500 mo' si è staccata, vedete? È andata in protezione, ci lampeggia. Qui ci sono delle icone, c'è l'icona dell'attenzione, poi overload, quindi abbiamo superato la potenza massima. In questo caso, allora, spegniamo, ok? Vedete che con il caffè non l'ha fatto perché, ecco, forse questa cosa qua adesso ci sono arrivato in ritardo, ma ci sono arrivato. L'induzione come funziona? Lavora a piastre, quindi ci sono diverse piastre qua sopra, vedete? Ci sono diverse piastre, adesso in questa qua di preciso non lo so quante sono, però il piano, vedete, qui in mezzo è caldo perché è dove abbiamo fatto il caffè e qui è ancora freddo. Perché questo? Perché l'induzione, quando voi ci mettete dentro una pentola che copre tutte quante le piastre, allora le usa tutte quante, le irradia completamente tutte. Mentre invece con la macchinetta del caffè, che è soltanto, non so, 8 cm mi sembra, stava funzionando la pasta centrale. Piastra centrale che in teoria non ha bisogno di 1500 watt. Ecco il perché. Lei indicava 1500, ma non superava i 1500. Cioè non superava i 1000. Allora, accendiamo la power station. Ok. Accendiamo la C. Perfetto. Diamo corrente. E mettiamola a 1000. Adesso lei segna 1000. Guardate. 900 1034, ok, quindi abbiamo uno sfasamento di 30 watt 40 watt, però comunque vedete che sta andando. Ora rifacciamo il test, così vi faccio vedere proprio che appena superiamo la soglia dei 1000 e andiamo in modalità turbo funziona, ma soltanto, io ho contato così a occhio, 2 secondi, non di più. Che per il discorso, non so, dei compressori ad aria va bene lo stesso, perché il compressore ad aria lo accendete, spara subito a 2000, ma dopo un secondo, 2 secondi, scende, non so, 800-1000, quindi comunque potete utilizzarlo. In questo caso, se voi andate oltre 1000 watt, si spegne. 1000 watt, adesso 1051, andiamo a 2000, vedete, lui sale, si è staccato, posto. È andato in protezione, lampeggia C, sul display ci sono le icone come prima, e quindi la protezione del sovraccarico funziona. Adesso noi, questo video era dedicato all'unboxing e ai primi test, ma poi a Moira abbiamo intenzione di fare una gita, ci andremo in campeggio e abbiamo intenzione di portarci un frigo portatile e non so, qualcosina da testare in campeggio, anche perché comunque va ad avere una batteria sia a 12 volt che a 220 così portatile è tantissimo. A few moments later. Allora ragazzi, i test li abbiamo fatti, abbiamo capito anche il discorso del turbo boost, quindi cosa dire, l'UET riconferma per l'ennesima volta qualità eccellenti, prestazioni eccellenti. Voglio fare un piccolo diciamo paragone con la prima che avevamo, la C500, quella di arancione, ve la ricordate, vi metto la foto, e non c'è paragone, le dimensioni restano quasi le stesse, perché in fatto di dimensioni restano praticamente le stesse, la differenza è che questa qua potente più del doppio, quindi veramente veramente tantissima roba. Io vi rimando comunque al link in descrizione, andate sul link, cliccate, io dico sempre, in questo momento c'è lo sconto, come può essere che non c'è in base a quando vedete il video, però vi dico, Blue Yeti è una certezza, c'è poco da fare.
Mi raccomando, il mio consiglio è prendete il kit col pannello solare, perché avere questa power station è vero, potete caricarla a casa o la svolgere nel weekend. Però è anche vero che se avete collegato il pannello solare, voi potete consumare la corrente e nel frattempo però ributtargliela dentro e quindi ricaricare la litio che c'è all'interno. Io spero veramente che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, dubbi o qualcosa da chiedere, scrivetelo in descrizione. E un grazie di cuore a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video, d'accordo? Ciao ragazzi!